Allora, buongiorno a tutti. Siamo davanti alla palestra Zanella di Taglio di Povi e Leonardo da Vinci e continuiamo una carrellata dei lavori che stiamo facendo su tutte le strutture sportive presenti nel nostro territorio. La settimana scorsa vi abbiamo fatto vedere quel che è stato realizzato a Oca Marina per adeguare gli spogliatoi. Successivamente vi faremo vedere come questa amministrazione si sta impegnando nel realizzare e sistemare tutta una serie di lavori in tutte le strutture sportive presenti sul territorio. Ma veniamo noi qui sulla palestra Zanella. I lavori sono già cominciati da una settimana e sono lavori di adeguamento per quel che riguarda la normativa antincendio. Lavori non più procrastinabili e che andavano assolutamente fatti, anche nell'ottica di adottare le normative giuste per quel che riguarda la questione Covid. Quindi che cosa succede? La ditta ormai ha cominciato i lavori che stanno proseguendo celermente. Tutto questo permetterà di avere poi una palestra che sarà a norma anche sotto il profilo dell'antincendio, ma che prevede tutta una serie di lavori che adesso vi elenco, tanto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando. Si andrà quindi a fare che cosa? Illuminazione di sicurezza che verrà installata, quindi con la centralina d'allarme, il nuovo impianto antincendio con le varie sirene, gli avvisatori, tutti i segnalatori. Poi un'altra cosa importante che verrà fatta è la modifica dell'impianto di riscaldamento e inserita una nuova caldaia. Poi, così come vedete dalle immagini, dalle foto, c'è la nuova installazione di una porta tagliafuoco interna e una nuova porta d'ingresso, proprio perché le grandezze e la misura di quella presente non è a secondo la normativa, quindi si sta facendo una nuova porta d'ingresso. Tutte le opere di muratura obbligatorie e necessarie per l'adeguamento e tutta la segnaletica di sicurezza. Il lavoro complessivo, parlando di lavori, parlando di progettazione, parlando anche della pratica che bisogna fare per l'antincendio e quindi da presentare ai vigili del fuoco, fa sì che il comune abbia una spesa di circa 28.000 euro. I lavori, ripeto, termineranno ufficialmente a fine settembre. Confidiamo, grazie alla ditta, che tutto finisca molto prima. Ecco, ricordo che questa palestra viene utilizzata sia per i ragazzi delle medie che vengono a fare attività sportiva e ginnastica, quindi la mattina, che tutte le associazioni sportive che hanno bisogno di un campo da gioco al coperto, vedi pallavolo, basket, judo e così via, e quindi viene utilizzata sia la mattina che il pomeriggio. Per la fase dei lavori, quindi, che cosa succede? L'agibilità o comunque l'afflusso delle scuole potrà avvenire solo dal 1° di ottobre, proprio perché i lavori saranno terminati entro quel momento lì, mentre essendo più semplice e più gestibile la questione, le attività sportive del pomeriggio, diciamo così, cominceranno già da lunedì 21, in modalità un po' diversa, in quanto dal 21 saranno interessati ai lavori solo le parti non inerenti al campo da gioco, quindi ci saranno modalità un po' diversa, ma per qualche giorno la cosa funzionerà così. Quindi a brevissimo la palestra sarà di nuovo utilizzabile da tutti in maniera sicura e attualmente legata a tutte le normative. Continuiamo a fare queste informative per farvi capire quanto lavoro stiamo facendo per tutta una serie di attività che magari poco sono conosciute ma necessitano assolutamente di messe a punto. Sullo sport, sulle attività sportive stiamo facendo molto e ve lo dimostreremo anche nei prossimi servizi che faremo.